E sull'altro tema, quello dell'antimafia, della società civile, del regime che è di un'associazione maggiore. Buonasera a tutti. Io in realtà non so di che ero, perché no, ero assorto nei miei pensieri. Stavo pensando, ero prima fisicamente fuori. Lavorando, stanno facendo delle cose, mi arrivano una serie di messaggi per cose che riguardano questo territorio. E quindi stavo ragionando un po' su alcune situazioni che dovevo fare quando dovevo andare in ufficio, ed ero molto cupo per questo. Non è successo niente, dico. Poi, nello Non stesso sono andato male tempo, a casa da lui, diciamo, non è. ascoltavo. Riesco ad ascoltare anche se penso ad altre cose e stavo ragionando, ricordavo alcuni momenti della mia vita, perché quando lei ha servito e ha vissuto alcuni grandi magistrati, io ero un ragazzino e ricordo che il giorno che ci fu l'edizione straordinaria che al telegiornale e guardavo il televisore a tubo catodico, che non c'erano quelli ultrapiatti in cucina, non so perché alla mia età da ragazzino piansi e non conoscevo il dottore Falcone. Io sono catanese, non sto raccontando la mia storia, la racconto perché ci sono i giovani e proprio perché ho vissuto una società, una famiglia un po' diversa da quella che oggi è vicina ai nostri giovani, che poi mi ha portato qui. Così come ricordo che a 14 anni, qualche anno dopo quell'evento, mio zio che faceva il carabiniere, aveva fatto il carabiniere ausiliario, custodiva nel suo armadio in uniforme, e un giorno eravamo a giocare a carte, mi disse: vieni dall'altro lato. Invece di provare questa giacca, tornai nel salone, c'era mia madre, e mia madre mi fa: le avete sta cosa? E io quel giorno ho deciso che dovevo fare il carabiniere. Ho scelto, ho deciso, ho detto a 14 anni farò il carabiniere. Ci sono riuscito, come me tantissimi altri ragazzi. Io ringrazio per questo invito. Innanzitutto saluto il sindaco, saluto tutti i presenti e tutti i relatori al tavolo. Io ho fortemente, speravo il possibile di essere presente, perché ho avuto anche una concomitanza di eventi, che avevo detto ad Antonella, non sono riuscito a liberarmi, perché mi sono insediato qui dal 9 settembre, sono solo un paio di mesi, ma per quello che sto vivendo mi sembrano anni. Diciamo che li sto vivendo in maniera molto intensa, le mie giornate non durano 4 ore, ma durano 36, 48. Quindi non sono contento di quello che faccio. Tra l'altro, a me piace servire il cittadino, ogni cittadino. Chiaramente la mia visione è una visione molto più. Non solo nel mio ruolo di comandante di compagnia, chiaramente è diverso dal ruolo del carabiniere che sta per strada, perché comunque la gestione è completamente diversa, no? Quindi, però le problematiche ci sono. Abbiamo fatto diverse attività nel territorio. Abbiamo parlato adesso, principalmente l'argomento iniziale del dottore è stato la legalità. Con piccoli elementi, abbiamo parlato di criminalità organizzata, ma esiste anche la criminalità comune, che non è assolutamente da meno. Le attività che hanno coinvolto questo territorio nell'ultimo periodo, faccio un breve cenno perché poi sostanzialmente tutti hanno letto il giornale, in internet, e le varie interviste del professore Sugato, insomma, a destra e a sinistra. Quindi, che hanno reso chiaro tutta la dinamica, però
un'attività che è stata la prima, ce ne sono state tante altre in passato, è stata quella che è un luogo di aggregazione sociale, quindi un posto dove ognuno di voi manda i propri figli per passare un pochettino di tempo, giocare a biliardo, spendere quei 5 euro che gli dà la mamma e il papà per divertirsi un pochettino, era diventato un luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. E la sostanza era hashish, quella documentata, e gli episodi di spaccio sono stati molti. Tra gli spacciatori, in un determinato periodo di indagine, c'era anche un minorenne, quindi un minorenne che spacciava sostanze stupefacenti, solo a lui erano stati addebitati oltre 600 episodi di spaccio. Non tutti nei confronti dei minori, ma molti nei confronti dei minori. E come nasce l'attività? L'attività nasce da voi, da qualcuno che rompe il muro dell'omertà, che va dal maresciallo dei carabinieri, che racconta e dice: guardi che secondo me, e poi il problema diventa nostro. Quindi dalla fiducia, dalla possibilità, insomma, che uno, molte cose purtroppo chi sta dall'altro lato non le conosce, i tempi, perché ovviamente quell'attività che poi io sono molto sincero, perché mi piace prendermi la paternità delle attività che ho fatto, infatti diverse in questi 18 anni, però io a lui è chiaro che per i non addetti ai lavori un'attività del genere, un'attività che dura un paio di anni, un anno, anzi in quel caso è durata 4 mesi, merito del mio predecessore Maggior Fugli, che in quel periodo ha fatto un ottimo coordinamento dei ragazzi, l'attività poi di esecuzione dei provvedimenti, che non è un'attività da meno, diciamo, e quindi per chi sorride e pensa a quella sera i vari elicotteri che svolazzavano su Bisimari, e poi ecco questo poi ci penso io. 500-600 messaggi al sindaco per sapere cosa sta successo tra me. L'altro episodio era stato l'episodio di da lì a qualche giorno, poi ha colpito gli interlocutori per molte mezz'anni, no? Con un brevissimo incidente stradale dove hanno perso la vita due minorenni, due ragazzini di 14-17 anni, di cui uno carbonizzato all'interno dell'autovettura. Io quella sera ero rientrato da poco a casa, mi chiama la centrale operativa e mi dice: c'è stato un incidente stradale. La prima cosa che pensi, dici: ma è autonomo oppure è coinvolta un'altra autovettura che è scappata? Dice: non si capisce la dinamica, però la macchina ha preso fuoco e forse una persona è dentro che non riesce a uscire. Io, così com'ero, ho rimesso le scarpe e sono uscito. La scena era una macchina totalmente bruciata, perché già a me dispiace essere così, ma se dobbiamo fare un incontro, forse alcuni di voi devono percepire realmente quello che poi vedono i miei occhi, altrimenti quando tornano a casa non possono fare i genitori, non possono fare gli educatori, se qui ci sono educatori e insegnanti. E la scena era una macchina spenta con il fumo e il corpo carbonizzato di un ragazzo dietro incastrato alle lamiere. Altri 4 ragazzi erano stati portati via e uno è deceduto lungo il tragitto per le ferite che aveva riportato. Poi tutti hanno visto questo video che è girato, è uscito fuori dall'abitazione della forte velocità. E motivo, ragazzini, uno solo era due erano maggiorenni, sottoposto poi agli accertamenti dell'alcol test e delle sostanze stupefacenti, il conducente è risultato positivo all'alcol test, cioè alla quantità di alcol nel sangue. Non è poco i provvedimenti che sono stati adottati successivamente, se la legge, l'arresto, il non arresto e come andrà a finire.
però tiro fuori soltanto così alcune osservazioni da questi due episodi e mi domando, ma non mi posso domandare noi dove eravamo, noi carabinieri, mi domando i genitori dove erano, e mi domando anche gli insegnanti di questi ragazzi se mai non abbiano percepito nulla dove sono stati, perché poi vai a guardare i profili Facebook, Instagram, vedi che comunque è un atteggiamento di abitudine quasi tutto il sabato di domenica, e non puoi chiedere una al proprio figlio su Instagram, dicono tuo figlio ha Instagram, ormai ce l'abbiamo tutti, quindi tutti quanti seguiranno il proprio figlio, non lo vedi che tuo figlio ha una abitudine di Prosecco in macchina e cammina con un BMW ad altissima velocità. Allora, se ti piace questa vita, il problema nasce proprio dai genitori, così come anche nelle scuole. Io da quando sono arrivato ho detto una delle cose che noi facciamo come arma dei carabinieri è quella di stare molto vicino ai giovani. Io ci credo fortemente, io credo che il cambiamento può esserci e deve cominciare dal modo di pensare dalle scuole, con tutta una serie di scuole. Noi oggi siamo qui perché abbiamo deciso di riunirci e di contrastare tutta una serie di fenomeni, anche di modi di pensare, che spesso le persone hanno. Il silenzio, l'omertà, la voglia di non vedere, che io racchiudo in una parola che si chiama consenso. Quando noi stiamo zitti, non parliamo, non diciamo nulla, stiamo dando consenso a tutta una serie di persone. Noi, il consenso è una delle forme, diciamo, è quello che rende poi invincibile o quantomeno dà forza alla criminalità organizzata, alla mafia, ai mafiosi. Vi vorrei raccontare due episodi, uno è questo. Io ho fatto servizio in Calabria a quasi 10 anni, 3 anni in Bologna e 6 anni a Reggio Calabria. E ho lavorato accanto a colleghi del dottore, per me persone fantastiche. Uno di questi si chiama Giuseppe Lombardo, è il procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Grande uomo che cammina, ci siamo conosciuti circa 20 anni fa, e cammina con 6 angeli custodi della Guardia di Finanza da una vita. I suoi figli sono nati dentro la macchina della Guardia di Finanza, la moglie si fa portare destra e sinistra e riduce notevolmente gli impegni per non gravare sui finanzieri che devono portare in giro suo marito. E un giorno il dottore Lombardo nel 2011 viene contattato da tale Giuseppe De Stefano. Chi è Giuseppe De Stefano? Mamma Santissima della Costa De Stefano di Reggio Calabria, che è dal carcere, gli dice, il dottore gli fa sapere che voleva parlare con lui. Allora, ovviamente il dottore Lombardo si attrezza per andare in carcere, chiama la PG e gli fa: De Stefano, mi dica cosa mi deve dire. Niente, dottore, volevo raccontare una storia. Dice: mi racconti questa storia. Dice: il padre di De Stefano, Paolo, poi ucciso, che è mamma santissima, ucciso in una guada di mafia nell'84, racconta: io ero a casa, un giorno papà è uscito dal carcere, parliamo anni 82-83, prima di lui fu ucciso il padre. Siamo stati a casa una mattina, gli disse De Stefano, e poi dopo il pranzo gli disse: usciamo, Peppe, devo passare da alcuni calzaturifici, devo comprare un paio di scarpe e devo pagare alcuni debiti. Il figlio lo accompagnò a destra e a sinistra, fece un giro di Reggio Calabria, tornarono e gli disse: sai quanto ho pagato le scarpe?
mi fa, no papà, 60 milioni di lire. All'epoca un paio di scarpe costava circa 20 euro buono. E mi fa, e quindi cosa mi vuole dire l'esterno? Dottore, Reggio cammina nelle scarpe nostre, sulle scarpe nostre, sulle scarpe che gli abbiamo comprato noi. Il significato che ha voluto dare era che il consenso che lui uscendo dal carcere, aveva dovuto onorare a tutta una serie di suoi impegni economici, uscendo in mezza giornata circa 60 milioni e dovendo soddisfare le esigenze di moltissime persone, e questo aveva dato consenso, dava consenso a loro. Quindi il consenso rappresenta uno degli elementi alla base del potere mafioso. Solo noi, cittadini, ovviamente, possiamo rompere questo forte elemento, perché loro hanno veramente molto timore di questo. Hanno molto timore, ma non lo dico io, lo dicono loro stessi. Cioè, a me piace citare gli episodi, gli esempi, semplicemente perché per chi non li vive, chiaramente non si rende conto. E mi avvio alla conclusione, dando l'ultima, ma realmente la conclusione. Raccontandovi un ultimo episodio che è accaduto. Il contenuto di un'intercettazione, sempre di un'indagine fatta in Calabria, indagine primavera della zona della Ionica, dove un esponente, parliamo di zona San Luca, per chi insomma non conoscesse San Luca, strage di Duisburg e altre situazioni varie, dove un esponente della Cosca Cordin, Antonio, che era sotto intercettazione, il suo interlocutore gli dice: Totò, stai attento, che quando il popolo vi va contro, perdete quello che avete fatto in 30 anni, lo perdete. Quando si buca la saracinesca, a quello gli bruciano la macchina, a quell'altro un'altra cosa, il popolo incomincia a ribellarsi. Perché se vi prendono il popolo, poi a voi vi prendono gli sbirri e i magistrati. Il venir meno nel consenso è quello che loro temono in assoluto. Quindi io penso che bisogna semplicemente decidere da quale parte stare. Se stare da una parte o stare dall'altra. E l'impegno mio, a 37 anni, del magistrato, del dottore, di chi è testimone di momenti difficili e chi ha vissuto veramente momenti terrificanti, serve a tutti, perché alla fine ognuno di voi penso che si deve nutrire di questo per poi poterlo portare a casa e dire: sai, oggi dov'è? Alla sala giochi, potevi venire con me ad ascoltare quello che insomma ho sentito con le mie orecchie, quello che ha detto il maggiore, il dottore, un testimone importante, i giornalisti e tante altre cose. E basta. Grazie.